Esercizio numero 10, calorimetro, massa equivalente in acqua a 30 grammi, contiene bagno termico con acqua e ghiaccio fondente. Si capisce che la temperatura d'equilibrio è 0 gradi centigradi. Sono 30 grammi d'acqua e 20 grammi di ghiaccio. Stavolta introduciamo nel calorimetro un corpo più freddo anziché uno più caldo. Introduciamo 40 grammi di ghiaccio a meno 10 gradi centigradi. C'è da calcolare la temperatura d'equilibrio del sistema e la composizione finale, cioè quanto ghiaccio e quanta acqua. Poi naturalmente c'è da fare i due grafici calore e temperatura, uno per il sistema del calorimetro e l'altro per il blocco di ghiaccio. Questo è il blocco di ghiaccio da 40 grammi che viene inserito nel calorimetro. Stavolta non è il blocco di ghiaccio che cede calore perché è più freddo dell'interno del calorimetro, quindi il blocco di ghiaccio acquista calore e il sistema invece del calorimetro cede calore. Questi sono i grafici temperatura-calore. Cominciamo dal blocco di ghiaccio che si trova sulla fase solida. Il punto di partenza è a meno 10 gradi centigradi. Invece il sistema del calorimetro si trova sulla fase del passaggio di stato, sul tratto orizzontale, e siccome c'è un po' più d'acqua, 30 grammi e un po' meno di ghiaccio, stiamo un po' oltre la metà. Questo è lo stato iniziale A, che però tenderà a spostarsi verso sinistra perché il sistema del calorimetro cede calore al blocco di ghiaccio. Cedendo calore, una parte dell'acqua liquida tenderà a trasformarsi in ghiaccio, quindi a solidificare. Intanto che l'acqua solidifica in ghiaccio, il calore che cede viene preso dal blocco di ghiaccio che lo utilizza per riscaldarsi da meno 10 gradi fino a zero. Naturalmente la fusione del blocco di ghiaccio non avverrà prima che il blocco sia arrivato a 0 gradi. Ora calcoliamo e confrontiamo quanto calore serve al blocco di ghiaccio per scaldarsi da meno 10 gradi a zero. E quanto calore può cedere l'acqua solidificandosi tutta. Cominciamo con il blocco di ghiaccio, calcoliamo il calore per andare da A' a C', Q' C', dobbiamo utilizzare la formula dei riscaldamenti. Attenzione a metterci il calore specifico del ghiaccio e non dell'acqua, perché appunto si tratta della fase solida dell'acqua, quindi il ghiaccio ha questo calore specifico, vuol dire che servono 2,04 kJ per scaldare 1 kg di ghiaccio di 1 grado, ma noi abbiamo 40 grammi di ghiaccio e dobbiamo scaldarlo di 10 gradi, quindi applicando la formula troviamo 0,816 kJ. Questo è il calore necessario per riscaldare tutto il ghiaccio da meno 10 gradi a zero. Vediamo quanto calore è in grado di cedere invece tutta l'acqua, questi 30 grammi, nel caso che congelasse, quindi si solidificasse tutta, da A fino a B. Applichiamo la formula del passaggio di stato della fusione, qui andrebbe chiamato solidificazione o congelamento. Il calore latente di solidificazione è uguale a quello di fusione, quindi vuol dire che quando 1 kg d'acqua liquida si congela e diventa ghiaccio a 0 gradi, cede 334 kJ di calore, ma noi non abbiamo 1 kg, abbiamo 30 grammi, quindi con questo calcolo troviamo che l'acqua, congelandosi tutta, può cedere fino a 10 kJ di calore. Ricordiamo però che al blocco di ghiaccio bastava ricevere 0,816 kJ, quindi soltanto una parte di questi 30 grammi d'acqua congeleranno, ci sarà una solidificazione soltanto parziale. Questo tratto che va da A a E rappresenta il calore di 0,816 kJ che l'acqua, congelandosi in parte, cede al blocco di ghiaccio 0,816 kJ per farlo riscaldare da meno 10 gradi fino a 0 gradi. Per sapere quanta acqua congela, applichiamo di nuovo la formula della solidificazione, richiedendo però che stavolta l'acqua ceda soltanto 0,816 kJ, quindi non è più QAB ma è QAE, 0,816 kJ uguale e qua abbiamo l'incognita. Infatti non mettiamo più 30 grammi d'acqua da far congelare, ma una quantità d'acqua incognita, quella adatta per cedere questa quantità di calore. Con la formula inversa ricaviamo che si tratta di 2,4 grammi d'acqua che congelano e congelando danno questo calore al blocco di ghiaccio, facendolo scaldare da meno 10 a 0 gradi. A questo punto il passaggio di calore si arresta perché i due sistemi, sia il sistema del calorimetro che il blocco di ghiaccio, hanno raggiunto l'equilibrio termico, infatti entrambi si trovano a 0 gradi centigradi.
Avendo la stessa temperatura non c'è più scambio di calore. In conclusione, la temperatura d'equilibrio è 0 gradi, il ghiaccio è aumentato di 2,4 grammi, che vanno a sommarsi ai 20 grammi che già erano presenti nel calorimetro e ai 40 grammi di ghiaccio, che si sono scaldati da meno 10 a 0 gradi ma sono rimasti solidi. Quindi in totale abbiamo 62,4 grammi di ghiaccio, l'acqua liquida invece è diminuita di 2,4 grammi perché sono questi 2,4 grammi che sono diventati ghiaccio. Quindi adesso avremo soltanto 27,6 grammi d'acqua liquida e poi c'è naturalmente il calorimetro che mantiene la sua massa equivalente in acqua di 30 grammi. Il calorimetro, siccome si comporta come acqua liquida, non è stato interessato al passaggio di calore, perché non si può immaginare che il calorimetro fonda, cioè congeli, che da acqua liquida diventi ghiaccio. È l'acqua liquida vera, una parte di questi 30 grammi che sono congelati in ghiaccio. L'ultima domanda è modificare i dati affinché cambi drasticamente la composizione dello stato di equilibrio finale. Dobbiamo fare in modo che la temperatura d'equilibrio non sia più 0 gradi, ma sia sotto 0. Cioè che anche se l'acqua congela tutta quanta, i 30 grammi d'acqua, il calore che c'è dal blocco di ghiaccio non è comunque sufficiente per farlo salire fino, riscaldare fino a 0 gradi. Quindi questo blocco di ghiaccio possiamo farlo di maggiore massa e renderlo più freddo, anziché meno 10 gradi lo facciamo partire per esempio da meno 50 gradi centigradi. Dobbiamo fare in modo che il calore necessario che deve assorbire questo blocco di ghiaccio per salire fino a 0 gradi sia maggiore di 10 kJ. 10 kJ infatti era il calore che l'acqua liquida era in grado di cedere congelandosi tutta. Quindi la nostra incognita adesso è la nuova massa di questo blocco di ghiaccio M2', in modo tale che il calore necessario per riscaldare questa massa fino a 0 gradi superi i 10 kJ. Questo è il calore necessario da A secondo fino a C', cioè da questo punto a questo, che si calcola con la stessa formula di prima del riscaldamento, calore specifico del ghiaccio, la nuova massa di ghiaccio che è la nostra incognita e il nuovo riscaldamento che adesso è di 50 Kelvin, in quanto abbiamo preso un blocco di ghiaccio più freddo di prima, meno 50 gradi centigradi. Richiediamo che questo calore che deve assorbire la massa di ghiaccio superi i 10 kJ. Con la formula inversa troviamo la nuova massa del ghiaccio che vediamo deve superare i 98 grammi. Quindi per avere una temperatura di equilibrio inferiore a 0 gradi centigradi dobbiamo prendere una massa di ghiaccio freddo di almeno 98 grammi a meno 50 gradi. Quello che accadrà è che l'acqua, 30 grammi d'acqua, congelerà tutta e il calore che cede al ghiaccio non sarà sufficiente per portarlo a 0 gradi. Quindi avremo il ghiaccio ancora sotto 0, per esempio a meno 5 gradi centigradi, giusto per fare un esempio inventato, e l'acqua tutta congelata. Lo scambio di calore continuerà ancora perché l'acqua tutta congelata sta a 0 gradi, mentre invece il blocco di ghiaccio sta a meno 5 gradi. Quindi il blocco di ghiaccio continuerà a scaldarsi un po' e l'acqua, che ormai è tutto ghiaccio nello stato B, e continuerà a cedere calore e quindi andrà sotto 0. Avremo quindi 30 più 20, 50 grammi di ghiaccio a 0 gradi, che ancora deve raggiungere l'equilibrio termico con questi più di 98 grammi di ghiaccio a meno 5 gradi. E la temperatura d'equilibrio potrebbe essere per esempio meno 3 gradi centigradi, con una composizione finale dentro il calorimetro che è solo ghiaccio, dal momento che l'acqua